Siamo in ritardo, siamo in ritardo come al solito, siamo in ritardo. Lo so, amore, sbrigati. In ritardissimo, raga, come vedete io sono super iper sfatta, anche perché non mi sono né pettinata i capelli, non mi sono sistemata. Io come sono uscita? Sono uscita appena sveglia, Martino sta dormendo e niente, abbiamo fatto il vaccino a mamo. Gli hai detto, amore, gli hai raccontato? Non ho detto niente, ho detto okay. Solo che siamo in ritardo. Ok, siamo siamo in ritardo, mica il tempo di raccontare vita morte. Siamo appena tornati a casa, perché infatti io già stavo in macchina, perché siamo stati a fare il vaccino a Martino, che è crollato e ha fatto, diciamo, se vi state chiedendo com'è andata, ha fatto un urlo proprio straziante, poverino, per quei 5 secondi della puntura. E poi è passato tutto, è rimasto in braccio con me e è passato tutto, ora dorme. Tra l'altro dentro ha incontrato un sacco di genitori che seguono la Space Family. Raga, ho incontrato praticamente tutte le persone che erano dentro alla stanzetta per aspettare, insomma, con i bambini. Sala d'aspetto. Erano in sala d'aspetto, erano tutte mamme e papà che ci seguivano. Infatti appena sono entrata mi fanno... Voi non ci conoscete, ma noi vi conosciamo. E niente, è stato bellissimo, siete state molto carine. Un saluto a tutti i genitori che ci seguono. Esatto. E sono felice per questo, perché comunque mi dà un botto di sollievo sapere che ci sono altre mamme, che posso confrontarmi, eccetera. E niente, stiamo andando adesso a fare la visita ginecologica. E niente, siamo in ritardo. Sempre dalle parti di Sabri e Pica. Quindi probabilmente, esatto, a meno che non ci paccano, pranzeremo con loro. Ormai, esatto, lo sapete che quando andiamo a vedere Baby fratellino, esatto, fratellino 2. Ma dobbiamo dargli anche il nomignolo. Ma non lo troviamo. Niente. Dobbiamo pensare al nome, comunque. Sì. In realtà il nome un po' ce l'abbiamo, però. Cioè, non il nome, il nomignolo. Il nomignolo. Il nomignolo. Il nomignolo non ce l'abbiamo, quindi continueremo a chiamarlo. Perché Martino è Mamo. Ok, e rimarrà per sempre Mamo. Per sempre, anche quando avrà 77 anni. Anche quando avrà 77 anni, lo chiamerà nonno Mamo. Salve, io facevo i videocall con la mia famiglia. Esatto. Era così bello. E però dobbiamo dare anche il nomignolo a questo Stiamo secondo. Andando dal fratellino. È il fratellino dell'amore. Dal fratellino dell'amore a vederlo. Questa è la visita prima di quella morfologica, perché poi in quella morfologica proprio lo vedremo di faccia, sapremo che volto ha. Quindi oggi, esatto, è una visita, diciamo, di controllo. Ci vedremo con i nostri amici Sabri e Pica, se non ci paccano. Anche il piccolo Dante, che ormai tanto piccolo non è. È vero, ormai tanto piccolo non è. Sta cioè crescendo. 5-6 mesi, il signor Dante. È vero. E niente, ragazzi, la strada è lunga, il cammino è tortuoso. Camminiamoci. E ci camminiamo. Oddio, che belli. Oddio, che belli i bambini che giocano. Ci siamo fermati al bar perché io, essendo incinta, ho fame. E quindi ho delegato Vale a prendere un cornetto, una ciambella, non so, qualcosa da mettere dentro lo stomaco, perché c'ho una fame, raga, assurda, se no svengo. E niente, ha corso talmente tanto che stava per cadere. E una signora ha detto: piano, piano, non corra, si fa male. Ora ve lo faccio vedere quando esce dal bar. Spero che mi ha preso qualcosa, una spremuta, qualcosa. Guardate come dormono i sogni beati. Il signor Mamo. Eccolo, quella è la signora che gli ha detto vada piano. Guardatelo. Ok, ha visto che sto registrando. Ho preso la roba. Dove sei, amore? La roba. Hai preso la roba? Sì. Ciao, Space Family. Poi dicono che ci seguono solo i bambini, ma non lo so, non mi sembra. È spaziale. È spaziale. Mamma dorme. E siamo arrivati. Sì, siamo arrivati. Puntualmente c'è il blocco nel passeggino. Eh sì. Andiamo, mamma, andiamo dal tuo fratellino. Andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere il fratellino. Andiamo a vedere il fratellino. Che si chiama... Ho messo un bip enorme sicuramente. Mamma, cosa indichi? Cosa indichi?
E di là il tuo fratellino. Eh sì, è di là. Tra l'altro ci è appena arrivato un messaggio della Sabri. Esatto. Che ci sta paccando. Che oggi non c'è. Oggi non ci sono, devono andare alla nutrizionista per Dante. E quindi mi sa che ci paccano, non li vedremo. Quindi adesso commentate tutti sotto, ho detto buh, Sabri e Pica siete due paccari. Paccari. Ci hanno paccato. Basta. Non ci hanno voluto vedere. Due paccheri. Va bene, ce la segneremo questa. Ce la segneremo, ma andremo a pranzo fuori anche ugualmente. Andremo comunque a pranzo fuori. Bene. Il mio amore mi porta a pranzo fuori? Ti porta a pranzo fuori. Che uomo. Che uomo. Eh? Con la mia cartellina, sembra che sto andando a scuola. Un papà. Che poi anche su questa... Faglielo rivedere. Eh sì. Abbiamo scritto papà. Multicentro, mamma e papà. Sì. Bene, abbiamo ragazzi. Abbiamo cambiato il passeggino, abbiamo rimesso quello di prima. Più comodo, così Martino sta più dritto. Perché vedi, è più dritto, vedete. Mamma. C'è più seduto. Come va sul tuo bolide? Bene. Cosa, di là? Eh sì, lo so che è di là. Bene. I nostri eroi sono pronti per vedere il piccolo pargolo. Ah, non vedo l'ora. Andiamo, andiamo. Stiamo aspettando... Perché adesso entriamo a vedere il nostro fratellino. Cosa, mami? Cosa? Cosa? Che cos'è? Un appendiabiti. Un appendiabiti. Viene la tua vespa. La vespa di papà. Cosa? I libri? Vuoi leggerti un libro, mami? Tieni. Leggiti questo. Ripartire da Cristo per vivere a pieno. È vero. Piedone della mamma, di chi è questo piedone? Di chi è questo piedone? Cancun, cancun. Venti livelli. Siamo qui. Senza mamma, dimmi tu che vita è. Oh, te ne sei mamma. Oh. Dove sei, mamma? Comunque stiamo aspettando, abbiamo appuntamento a mezzogiorno e mezza e i piani sono cambiati. Credo che riusciamo ad andare a pranzo insieme. Forse, con forse la Sabri. Forse i paccari. Forse ci raggiungono, mangiamo veloce insieme. Forse, forse vediamo. I paccheri. Vediamo. Comunque fra 5 minuti dobbiamo entrare, quindi... Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Siamo qua. Mamma! Siamo ancora qua. Sì, siamo ancora qua. Già. C'è anche Cetti, come anche Cetti. Già. Già. E Martino? E Martino è giù. È giù. È giù. Oggi libero, perché oggi è stato bravo, ha fatto il vaccino. Ma sì. Hai fatto il vaccino? Comunque, siamo andati... Buongiorno, ma siamo grandi. Buongiorno. Prendiamo bene tutto. Testolina. Eccolo. È gigante, sì. Ma anche lui non ha preso al padre, ma come sta a stare? Inizia a farmi due domande, perché uno ok, il secondo un altro guarda gigante. Guarda la colonna. Sì, tutta la colonna vertebrale. Hai messo così la testa, così. Sì, sì. Ecco che si muove, sì, visto? Sì. Che salto. Ogni secondo. Cuoricino. Questo è il cuoricino. Guardate qua. Guardalo. Velocissimo. Mamma mia. Guarda gli occhiali. Sì, sì, sì. Ha spostato la testa giù. Sì, sì, sì. Mamma, guarda tuo fratellino. Ma tanto ora ti regalo. Guarda tuo fratellino. Ma pensa come sarebbe bello vedere il calcio in diretta. Alla prossima ecografia. Poi c'è la morfologica. C'è la morfologica e lì in 4D lo vedrai proprio molto, molto bene. Lì lo vediamo proprio lui. Oddio. Com'è fatto. Ma riesce già a capire se è scuro come il padre? Cioè, perché io vorrei che fosse tipo moro. Moro. Eh sì, almeno una almeno sta gioia datemela, perché veramente Martino ha gli occhi azzurri ed è biondo. Tu devi essere un moretto come il papà. No, questa cosa non si già la femmina non me l'avete data. Non te la no, sei no, data. Non me l'hai data tu. Non te la sei tu. Data. Non te la sei data, non te la sei concessa. Dovevi Martino. Parlare con i tuoi spermatozoi. Ma infatti la prossima volta ci farò un bel discorso. Ciao amore. Martino, ciao. Non so se... Ma ti sei attaccato a Cetti. Si è messo la testa. La mano, poverino, si è messo la mano sulla testa così. Dici mamma mia, dove aspetta, sto? Guarda. Oddio, la mano. Vedi la mano? Sì, la mano. Sì. La testa, se l'è messa proprio sulla testa. Sta grattando i capelli neri. Così sta facendo. Sta facendo così, con i suoi capelli neri. Con i suoi capelli neri. Si
sta grattando la testa. Che è quello, guarda. Oddio, si sta grattando la testa. Stai dicendo, stai parlando di me? Fortissimo. Sta grattando la testa. Ma guarda come si muove. Dirà, chi sta sapendo i capelli neri? Tu gli hai chiesto, e lui sta cercando di identificare. Chissà se ce l'ha. Vuole dare una gioia al suo papà. È proprio grande, sì, vero? Sì, sì, è proprio grande. No, no, c'è tutto qua, ovviamente adesso te lo devi andare a cercare. Però come mai è così grande, però la pancia non è grande? Beh, vabbè, ci sta, non è che poi è grandissimo. Perché con Martino, no, spieghiamo, perché con Martino certi avevo una pancia al quinto mese. No, al quinto cioè, no, avevi no. preso anche quinto no. tanti chili. Forse oh, neanche okay, i chili che avevi preso. Ricordiamo che erano semplicemente 28 kg, dai. Ma perché lo devi ricordare? 28 kg. Adesso? No, sì. Donne a casa, lei è l'esempio da non seguire. Guarda. Lei è l'esempio da non seguire. L'ultima volta che siamo stati qua, quant'era? Quant'era? Quanto tempo fa era? Sto benissimo, bene. Sì, un mese fa. Un mese fa avevo preso un chilo. E adesso, l'Egitto? Non c'è niente, non c'è prima. Io anzi sono stata a digiuno, piangevo, cioè. Grazie. Pure sono dovuti andare al McDonald's in Egitto per farla mangiare. E comunque sono abito e fare come anche tu. Getti, ti tocca anche male. Vale. Comunque la pancia c'è. Oh, mi ha tirato un calcio. Senti, la pancia c'è. In realtà spesso il papà fa la gravidanza insieme alla mamma. È vero. Ma che io ne ho fatte due di fila di gravidanza. Stai cercando di riprendere. Senti, secondo te che pancia è? Di quanto è? Bello, sì. Proprio bello. No, io mi ero messa in testa, ho detto Martino all'anno in palestra, mi metto in forma. Ciao, mamma. Ciao. Da capo. Ciao. Vogliamo il cibo, vogliamo il cibo, mammi. E lì c'è Dante. Perché ci assomigliamo. Eh sì, siete uguali. Guarda Dante. Ciao, Dante. Ciao amore. Ciao, 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 ciao. E sei uguale al papà. Sei uguale al papà. E Martina in tutto ciò ha fame. Sta mangiando il niente. Beh, non mi vedo neanche stanchi, quindi. No. Non siamo veramente stanchi. Non siamo per niente no, stanchi. No, no, no. No. Comunque abbiamo finito la visita, tutto a posto, il bambino a tre piedi. E però. Almeno corre molto più veloce. Infatti. No, vabbè, sta bene. E la prossima visita sarà quella più importante di la tutte. Morfologica, la morfologica. Ci abbiamo 29. Di? Adesso. Di adesso? Di... 29 di adesso? 29 marzo? Marzo. Ok, perfetto. 29 marzo allora. 29 prima marzo. Prima della partenza. Morfologica. Adesso stiamo aspettando il cibo e stiamo aspettando anche la Sabri eccola, che eccola, ci ha paccato. Eccola, ah no. Eccola. Eccola. Eccola la paccherona. La paccherona. Ci voleva paccare. Un invece pacchero che il pacchero. Eccola, eccola là. Finalmente è arrivata in ritardo. È tornata dal suo Dante. Eccola qua. Amore mio, buongiorno. La mancanza, buongiorno, 20 minuti che non vedeva Dante, buongiorno, e gli è tornato il sorriso, buongiorno, boing, 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 che bravissimo, è diventato Dante, bravissimo, e Martino, no, pomonello, Martino è la peste, guarda Dante, guarda, guarda, Dante, tu sei molto bravo, molto bravo. Ciao. I tuoi zii sono fieri di te. Ciao. Molto fieri siamo. Allora, Martino si è mangiato la sua pasta al pomodoro e si è sporcato tutto, ovviamente. Pomodorino, mammi, questo. Là c'è il vegetariano. Qua anche Dante sta mangiando. Sì, Sabri è sempre in piedi. Mangia in piedi. È così strano, eh. Strano. Ma così cresca, diventa grande. È vero, è vero. Comunque, zii. Aspettate un bambino? No, basta bambini, basta, basta. Amore, dobbiamo dirgli il nome agli zii. Sì, dove, no, raga, noi dobbiamo saperlo perché ve l'abbiamo detto subito il nome. Allora, noi ve lo diciamo. Ok, però, davanti. Ok. Ok. Però. Ok. Il nome. Non ci giudicate. Ok. Ok. Ok, è un nome importante, è importante per noi. Importante. Esatto. Sei pronti? Vai. Il nome è. Ciao, grazie. Bello.
Devo dirti una cosa, ma spegni la videocamera. Beh, Tutankhamon non è che ci va bene come nome per un bambino. Stiamo tornando a casa. Eccoci qua. Eccoci qua. Martino dorme. Martino ronfa. E noi siamo qua, ragazzi. Abbiamo visto il nostro piccolino. Che si chiamerà? Non lo diciamo. Però possiamo dare mini spoiler. Nel senso che c'entra con l'Egitto e c'entra con la proposta. Ok, va bene. E ci fermiamo qua. Okay. C'entra con l'Egitto e c'entra con la proposta. Molto però, vaghi. Per ora non vi diciamo. Ok. Il nome che ci frulla nella testa. Esatto. Ok. Comunque mancano ancora 4 mesi al parto. Però per ora il nome è questo. Ufficiale. Continui a dire così, ma non sei convinto? No, sono convinto. Però amore, tra qua 4 mesi può succedere di tutto. Vabbè. Capito? Succedere di tutto, quindi non ci vincoliamo solo da un nome. Per ora abbiamo questo nome che ci piace, ha un senso. E per ora è questo. Almeno che se non abbiamo trovato nessun altro nome va benissimo questo. E se no poi ci ritroviamo il giorno del parto a dire come si chiama, non lo so, Ermenegildo. Capito? Ok. Tra qua 4 mesi non ci vincoliamo dal fatto che potrebbe uscirci un altro nome che ci colpisca al cuore, capito? Ok. Per quello. Però per ora il nome non ce l'abbiamo, c'entra con l'Egitto, c'entra con la proposta, c'entra con l'amore. Esatto. E basta. E adesso... è un nome strano, ecco, dai. Basta, mo. È un nome strano. Basta. 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 Ok. Poi un'altra domanda che ci fanno sempre è: ma dopo la proposta non abbiamo più detto niente? Ok. Nel senso, quando sarà il matrimonio? Lei mi ha detto di sì. E poi dice: ma il matrimonio, quando uno fa la proposta, ci si sposa, c'è tempo, nel senso, per sposarsi, esatto, bisogna organizzare bene le cose. E nella nostra testa, e quello anche che vogliamo fare, vorremmo sposarci fra un anno. Cioè, esatto, che sarà partorito, che si è ritrovato in forma. E il nostro, diciamo, sogno è ci Martino. In forma. Vabbè, amore, che ti More. Sei. No, vabbè, sei sempre in forma, dai. Mamma, oddio, tanto furgio che gli ho fatto io di mangio. Comunque, che Martino ci porta quindi gli anelli all'altare. Esatto. Capito? Quindi provate un po' a indovinare nel 2024. Vediamo chi che giorno e, se qualcuno e mese indovina, potrebbe mettiamo essere. Like, così capiscono se mi conoscete che... bene, potete intuire, esatto, nel 2024 il giorno e il mese, perché tutta la vita che io dico mi sposerò il... Esatto. Quindi non ve lo dico, ma dovreste saperlo. Se di siete Space Femiliani. Space Femiliani, se mi seguite a me da una vita, dovete saperlo il giorno. Quindi niente, ce la stiamo prendendo comoda adesso, poi inizieremo a i preparativi, capire, vi portiamo appresso anche nei preparativi, sì, capire dove farlo, capire come magari, farlo. Magari, dato capire... che loro fanno parte della nostra vita, certo, comunque è un nostro, voi fate parte comunque della nostra vita. Qualche decorazione possiamo farla scegliere a loro. Esatto, comunque con dei sondaggi c'è tempo, perché sarà fra un anno e passa. Esatto. E abbiamo tempo. Comunque adesso andiamo a casa, io voglio di ghiacciolo. Ti pareva? Eh sì. Come ieri. Voglio di un ghiacciolo. Comunque abbiamo pensato, il ieri correte a vederlo perché è spaziale. Esatto. Abbiamo pensato che stasera, quindi voi state guardando il video, noi stasera probabilmente ci riprenderemo mentre dormiamo. Raga, allora, se non l'avete visto il video che abbiamo fatto la prima volta, ve lo mettiamo qui. Così ve lo vedete oggi. Esatto. E domani uscirà, quindi tutti connessi, domani alle 2:30, se tutto va bene, esce il video, noi che ci riprendiamo noi due mentre dormiamo. Raga, è un video pazzesco, perché, esatto, vi spiego, già l'abbiamo fatto quello che avete visto qui, però adesso sono incinta. Cioè, quindi, cosa farò durante la notte? Esatto. Tu cosa farai mentre io dormo? Esatto. Cioè, è un po' inquietante. Però... Se ci pensate, è un po' inquietante, perché quando dormi non hai... non sai quello che non fai. Sai cosa, non sai cosa come fai. Come ti muovi, se parli nel sonno, esatto, se russi. Non sai cosa quindi... dirai, non sai cosa... Se esce, esatto, una peretta. La scoreggetta. Cioè, non lo so. Non si sa, ed è un video... Che molto, noi siamo molto curiosi di questo video. Eh sì, perché siamo curiosi di vedere cosa facciamo durante la notte. Esatto. Però dopo che l'abbiamo fatto, pazzesco, voglio rifarlo bellissimo di Mamo. Esatto. Perché l'avevamo fatto anche di Mamo quando era piccolo. Esatto. Voglio rifarlo adesso che è molto più grande. Fateci sentire quanto volete, sia quello di domani, sia quello di Mamo. Fatecelo dopo, esatto, sentire. Mettete un like, condividete il video e iscrivetevi al canale. Adesso noi torniamo a casa e ci vediamo dopo. E quindi ne vediamo. Sì, ci vediamo dopo, ragazzi. Non dire niente. Ci vediamo dopo, ragazzi. Non dire niente. Ciao.
Sta andando via la voce, sempre così. Comunque oggi fa proprio caldo rispetto a ieri. Troppo. Ci sono, un grado in più. Ci sono 22 gradi. No, vabbè, fa caldissimo, ragazzi. Sì, è vero, fa caldo. Fa caldissimo. Ciao, ragazzi. Ci vediamo a casa. Andiamo a casa, venite con noi. Niente, niente, niente. Mettila. Siamo tornati. Siamo tornati a casa. Mamma è stato cambiato, si è messo il pigiamino. Sì. Eh? Signor Mamo? Sì, il resto vuole fare le cosine. Ora vuole indicare tutto. E chi? Vuole fare le cosine. E chi? Cosa indichi? Cosa vuoi mostrarci? Le cosine. Dottor Mamo. Bravo papà, l'hai cambiato. Sì, madre. Bravo. Bacio. Bacio del cambiamento dell'amore. No. Bacio del cambiamento dell'amore. Non la riprende un altro bacio del cambiamento dell'amore. No. Non ti voglio più baciare. È finita. Addio. E così che la Space Family si divise per sempre. Oh no, ma come potrei? Addio. Ciao. Oddio. Mamma, no, non mi abbandonare. Papà è fuori. Mamma. Mamma. Ehi, papà è qui. Apri papà. Cosa fa la mamma? La mamma fa festa. La mamma fa festa. Mentre io sono fuori. Mamma, aprimi. Aprimi, ti prego. Ti prego, mamma. Apritemi. Oddio. Mamma. Ciao. Non so, dove vai? No, no. Col pigiamino tutto nuovo, profumato, no. Cosa va là dentro? Che cosa? Questa. Vanno a lavare. Infatti, vedi che sono lì dentro. Oddio, che ti è successo, ti? Che ti è successo? No, bacio via. Dell'amore. No, via, non te lo voglio dell'amore, dare. Amore, non mi vuoi dare no, un bacio? No, non te lo do. No. No, non te lo do perché mi hai ignorato prima. Te lo volevo dare e non me l'hai dato. No, non te lo do. Non puoi resistermi. Non te lo non do. Non puoi resistermi. Visto non mi puoi resistere. Ah, bacio dell'amore. Ci vediamo domani. Ah, col video mega fantastico, fighissimo, bellissimo. Esatto. Raga, quel video è pazzesco. Sarà pazzesco. Cioè, sarà. Secondo me sarà. Ma pensa se vediamo tipo un fantasma. Mentre dormiamo. È bello. O qualche bello. Rumore, qualche. Ah, io metterò la telecamera precisamente. Vi spoilerò quello che succederà. Allora, io metterò la telecamera tipo qua. Ok, qua sopra, che inquadrerà noi nel letto, e si vedrà tutta la nostra notte, se ci muoveremo, se ci alzeremo, non lo so ragazzi, questo già l'altra volta quando l'avevamo fatto ci è piaciuto un sacco riguardarlo, e quindi preparatevi perché stanotte ci registreremo, che quello, Catalan, ciao. Oddio Saturno, Saturno. Non lo so amore, dove sei? Salutiamo i nostri amici. Dico, pensa se sentiamo qualche voce strana. Ma spero di no, perché significa che c'è qualcuno in casa nostra. No, di quelli qualche fantasma. Spero di no, perché se c'è un fantasma in casa nostra non è che sono così tanto tranquillo a dormire. C'è cioè, paura? Vabbè, non lo so. No, ma dovresti tu dirmi no amore, ci sono io con te, stai tranquilla. Ho capito, ma che vi posso fare contro un fantasma? C'ha più paura lui di me. Andiamo all'altra casa, ve la ricordate ovviamente. A quell'altra casa, al centro di Milano, bene, noi avevamo, diciamo, sentito una sera dei rumori strani, tipo di fantasmi o del genere, tipo i passi. Lui ha fatto la barricata con i pezzi di legno davanti le scale volevo e mi diceva, amore, ho paura, non voglio dormire con la schiena contro le scale. Guarda, mi metto nel letto e non faccio tifoso. Dove siete? Ci vediamo domani con un nuovo video della Space. No, devi dirlo tu inquadrarti, Space. Ho fatto apposta così. Oddio, mo non ho più voce. Family. Domani è un video pazzesco, ragazzi. E comunque, ragazzi, fratellino, basta. Perché dobbiamo tenere le cose nascoste, eccetera, eccetera? Dai, diciamo sto nome e basta. Basta. Io lo dico. No. Io lo dico. No. Il fratellino no. di Martino, nonché il nostro secondo figlio, si chiamerà... Pip.
piace il nome, mamma? Piace il nome, eh? Yeah. Okay. Ha detto sì. Ok.